Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Angolo pallacanestro, parliamo di Eurocup, la partita tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Civita Lubiana. Ha vinto la formazione sloveno-croata per 86 a 74, al termine di una partita che è stata veramente molto particolare, due sport praticamente diversi tra il primo e il secondo tempo. Come sempre i nostri 10 punti di commento a questa sfida. Come dicevamo, primo tempo 51 a 44 per l'Olimpia, secondo tempo 35 a 30 per l'Olimpia, ovvero una differenza di punti totali, una differenza di difese totali, soprattutto da parte della Virtus, che come sempre sicuramente non è una squadra difensiva, ma che nel primo tempo è stata veramente troppo povera sotto canestro, nei tagli da dietro, concedendo a diversi giocatori del Cedevita, soprattutto Pullen, che ha segnato 15 punti con un 5 su 5 al tiro subito nella sua prima presenza in campo. Una Virtus che ha sempre dovuto inseguire, nel secondo e nel terzo quarto era riuscita a stringere un po' le maglie difensive e riportarsi un po' sotto, ma nel quarto periodo è mancato lo scatto decisivo e anzi Lubiana è riuscito anche ad allungare e a portarsi in vantaggio anche nello scontro diretto. I periodi uno è finito pari, gli altri tre li ha vinti tutti il Cedevita. Credevo che aver finito il primo tempo solo di sotto, solo di 7 punti potesse essere una buona notizia per la Virtus, perché dopo un primo tempo così brutto finire sotto solo di così poco, ma non è bastato anche nel secondo tempo. La Virtus, che bisogna dire però, è in precampionato perenne, perché ogni partita manca qualcuno. Ora c'è anche l'infortunio di Bellinelli che lo lascerà lontano dai campi, ho sentito, fino all'inizio dei playoff probabilmente, quindi anche adesso che si stanno inserendo Hackett e Senghelia manca comunque un giocatore, quindi da questo punto di vista è incredibile. Incredibile è la situazione che ci si sta verificando quest'anno, mai la possibilità di giocare veramente con la squadra al completo. Questo è evidente, può portare anche alle difficoltà di trovare i nuovi equilibri, i nuovi assetti, e questo penso sia assolutamente normale. La difesa è stata, come dicevamo, orribile, è stato buono solo il terzo quarto. Sicuramente questo è il fondamentale che più di tutti va messo a posto, perché in attacco poi adesso il talento individuale è veramente debordante tra Senghelia, Theodosius, Hackett più quelli che c'erano già. È una squadra che per le mani ha punti veramente a dismisura, ma sappiamo che, e lo si vede anche nelle singole partite, per poter vincere un incontro c'è bisogno della difesa. Raramente si vince soltanto con l'attacco. Questa è la grande sfida che Scariolo e il suo staff avranno per i prossimi mesi, questi decisivi, avendo anche poco tempo per lavorare, perché siamo alle partite oramai che contano. L'obiettivo della Coppa Italia è già andata, rimane questa Eurocup che sta diventando anche più difficile dal punto di vista della classifica, e poi c'è il campionato, però tanto da lavorare sicuramente sulla difesa. Buono comunque il debutto di Senghelia, è entrato, ha fatto delle buone cose, 14 punti, 7 rimbalzi, 6 su 12 al tiro, forse ha tirato anche fin troppo, è partito molto bene nel primo tempo, tutti i palloni che ha toccato sostanzialmente sono entrati, ha fatto un pochino più di fatica nella ripresa, quando anche gli adattamenti dell'ottima squadra, dell'ottimo Cedevita, lo hanno curato un pochino meglio. Ha fatto più fatica, ha forzato anche qualcosa di troppo, però sicuramente per essere la sua prima partita dopo diverso tempo e con la prima squadra credo che il debutto sia stato positivo. Jaité Guerriero, 11 punti, 14 rimbalzi, di cui 4 in attacco, è ritornato, aveva preso un po' una pausa nella partita del derby di domenica, ma oggi è ritornato invece a essere lo Jaité di questo periodo, sta giocando molto bene, è stato a mio avviso il migliore giocatore della Virtus in questa gara. Male è Frombolieri, stavolta per Hackett, dopo le prime partite giocate veramente molto bene, per lui 0 punti con 0 su 8 al tiro in 28 minuti. Certo, bisogna dire, era una di quelle sere dove veramente non andava dentro nulla, perché non ha forzato nulla, erano quasi sempre dei tiri ben costruiti, presi, altre sere vanno dentro, in questa gara invece nulla è andato a segno. Maignan, 3 punti con 1 su 7 in 11 minuti. Maignan gli manca la forza per concludere, perché va via bene, supera l'avversario, va ad appoggiare al tabellone e la palla non entra, per cui è un Maignan ancora da risalire. Credevo che la buona partita con la nazionale l'avesse ricaricato già di più, invece sta ancora facendo fatica ed è uno degli uomini assolutamente fondamentali nel rush finale della stagione. Troppo pochi tiri liberi, solo 12 tiri liberi guadagnati, 9 su 12 poi la percentuale. La Virtus attacca poco il ferro, tante volte si accontenta del tiro da fuori, tante volte anche ben costruito, comunque però costruisce
veramente troppi pochi tiri liberi. Per quanto riguarda il Cedevita, è una buonissima partita, come dicevamo, da Pulle, in un inizio irreale con 5 su 5 segnando da tutte le parti a mettere quel primo gap della gara. Alla fine ha chiuso con 20 punti e 7 su 14, ma direi che è stato decisivo soprattutto Blazic, poi con le sue triple nel quarto periodo che hanno chiuso la partita, e soprattutto un più 17 di plus minus veramente notevole per lui. L'arbitraggio sufficiente, attento più alla forma e alla scena che alla sostanza, però non credo sia stato particolarmente decisivo. Soli 36 falli, questa è una buona cosa. Le nuove segnalazioni dell'Eurolega sono un po' forzate e delle volte tendono forse più a un aspetto scenografico che non a un aspetto puramente tecnico. Come dicevamo, la classifica si è fatta un po' più difficile. La Virtus ora è quinta con 8 vinte e 7 perse, è sotto nello scontro diretto col Cedevita perché l'andata aveva vinto di 3 punti in trasferta, quindi la situazione si fa un po' più complicata. Cedevita è quarto, terzo il Buducnos, davanti il Gran Canaria e il Valencia. La notizia buona è che nelle prossime 3 partite che mancano alla Virtus giocherà col Prometheus e col Burg, che sono due squadre sostanzialmente eliminate, quindi questo dovrebbe poter portare a 2 successi. Poi resta anche la partita col Gran Canaria, che viceversa sarà molto difficile. Grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questa partita, i vostri commenti. Chiudo il video presentandovi il mio nuovo progetto, ovvero questo libro che è appena uscito, si intitola La Bruma del Cuore, è un libro di poesie, è disponibile, edito da Robin Edizioni, è disponibile già sulle piattaforme online, su Amazon, su Mare Magnum e sul sito della casa editrice. Se volete comprarlo, io vi ringrazio, vi farete un grande regalo e spero che avrà la stessa accoglienza che ha questo canale. Intanto vi saluto e vi ringrazio. Con il basket l'appuntamento è a domani con l'Olimpia contro il Bayern e poi in settimana con le partite di campionato. Grazie a tutti, un bacio e ciao da Loxi. Iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao.